Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Ben ritrovati, anzi ben trovati. Aspettiamo qualche minuto che magari riescano a collegarsi anche le persone, dopodiché iniziamo. Allora, direi che possiamo iniziare. Allora, intanto mi presento, sono Silvia Overoi e dal 2005 mi occupo di interventi assistiti con animali. Il mio lavoro, oltre alla pet therapy, che appunto oggi si chiama interventi assistiti con animali, è quello anche di lavorare nell'educazione e rieducazione del cane. Quindi sono anche, diciamo, mi occupo anche di consulenze sulla sistemica relazionale con il cane. Faccio docenza nei corsi di formazione per operatori che vogliono lavorare all'interno degli interventi assistiti con animali e faccio parte anche di C'era una volta il cane, che è un'associazione appunto sportiva dilettantistica che si occupa tra le altre cose anche appunto di interventi assistiti con animali. Vorrei ringraziare davvero con il cuore l'Ora degli Animali perché mi dà la possibilità di poter parlare di questo argomento non solo a un pubblico che è l'addetto ai lavori, ma a un pubblico che è a diverso titolo o incuriosito da questo aspetto, desidera formarsi per poter lavorare in questo settore o ancora di più desidera usufruire per la propria struttura, per i propri pazienti, per i propri utenti di questo tipo di servizio. Allora, io partirei dalla fine, cioè nel senso che le cose da dire sono talmente tante che mi servirebbe una settimana per poter raccontare tutto e vorrei stare qui e dire tutto, ma non è possibile, quindi per forza devo selezionare. E mi piace comunque partire dalla fine perché dobbiamo tenere presente questo aspetto, cioè che gli interventi assistiti con animali sono una coterapia e quindi non vanno a sostituirsi ad altre terapie tradizionali e sono il frutto di una progettazione strutturata da un'equipe multiprofessionale. Quindi non è la persona che da sola va con l'animale in una struttura, ma c'è sempre un'equipe che lavora prima per strutturare un progetto. Quindi quello che noi comunemente vediamo nella concezione comune, cioè appunto l'animale che viene accarezzato, che viene spazzolato, è semplicemente l'esito finale di un progetto, di un lavoro molto mirato, puntuale, approfondito che viene fatto prima. Questo perché? Perché negli anni 2000
c'è stato un po' un boom rispetto a quelli che erano, a quella che veniva appunto definita all'epoca pet therapy, ora non più, la terminologia corretta è interventi assistiti con animali. E in questo boom, che sicuramente ha messo alla luce l'importanza e il valore di questo tipo di relazione, questo tipo di intervento, però succede che c'è un po' un purpurì, ovvero se non era molto chiaro che cosa fosse pet therapy e cosa invece non lo fosse. Sembrava un po' che il fatto semplicemente di andare al parco con il proprio cane e farlo accarezzare da qualcuno, piuttosto che presentare il proprio cane ad alcuni bambini, farlo accarezzare a un gruppo di anziani, fosse pet therapy. In realtà vedremo proprio oggi che non è proprio così semplice lavorare sulla relazione tra l'animale e la persona, nel senso che da questa relazione possono scaturire un sacco di valori, un sacco di quelle che noi definiamo referenze, quindi un aiuto esclusivo e peculiare, ma possono anche esserci dei forti punti di criticità ed è bene tenerlo presente. Ecco perché appunto negli anni 2000 sono uscite le linee guida sugli interventi assistiti con animali, redatte insieme a veterinari, psicologi, ma istituite dal Ministero della Salute, in cui ci dice e ci spiega molto bene come bisogna lavorare all'interno degli interventi assistiti con animali, quali sono le figure professionali che possono e devono essere coinvolte e qual è la formazione necessaria per poter lavorare in questo ambito. Allora, voi potete trovare su internet questo opuscolo che è appunto Interventi assistiti con animali, ve lo potete scaricare e ve lo potete leggere, perché qui ci sono appunto in maniera abbastanza, cioè no, non abbastanza, in maniera piuttosto dettagliata, tutte quelle che sono le implicazioni, le figure professionali, la formazione, le ore di formazione che servono per poter lavorare in questo settore. Quindi, se siamo intenzionati a implementare un'attività, un progetto di pet therapy nella nostra struttura, accertatevi che le persone che vengono siano formate e abbiano tutta una serie di certificazioni anche relative agli animali. Gli animali coinvolti che prevedono queste linee guida sono il cane, il gatto, il cavallo, l'asino e il coniglio. Io personalmente vi parlerò del lavoro con il cane, perché nonostante abbia, diciamo così, il titolo e l'abilitazione per poter lavorare con tutte e cinque queste specie, nella realtà non ho avuto la possibilità di fare un numero sufficiente di esperienze, di osservazioni in maniera diretta anche con altri animali e quindi spero ovviamente con il tempo di poterlo fare, ma al momento lavoro solamente con il cane. Quindi abbiamo diciamo così, come se fosse un contenitore. Gli interventi assistiti con animali racchiudono all'interno tre tipologie di intervento che si possono attivare. Vengono definite queste tre o terapie assistite con animali, o educazione assistite con animali, o attività assistite con animali. A seconda degli obiettivi che ci si pone, viene classificata, viene declinato il progetto in un modo piuttosto che in un altro e vengono richieste determinate figure professionali che devono aver fatto appunto un percorso formativo che è composto da un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato. Diciamo che non voglio addentrarmi troppo nei tecnicismi perché altrimenti rischiamo poi di andare un po' alla deriva e fare confusione. Mi limito a dire che negli interventi assistiti con animali servono figure professionali che quindi hanno già un titolo di studio, si può essere psicologi, si può essere psichiatri, si può essere pedagogisti. Quindi si ha uno specifico titolo di studio al quale poi viene aggiunta la competenza relativa agli interventi assistiti. Che
Che cosa vuol dire? Che se un ente chiede un progetto, c'è un'equipe che si attiva per strutturare questo progetto. Allora, intanto io lavoro appunto in questo settore dal 2005, sono numerosissimi gli utenti e le strutture nei quali si può andare a lavorare. Possiamo lavorare con le più disparate tipologie di utenti e di strutture. Più comunemente posso parlarvi di anziani in centri diurni o centri residenziali, di persone disabili o psichiatriche, anche queste in centri diurni o in centri residenziali. Abbiamo lavorato nelle scuole con ragazzini con diverse patologie, la sindrome di Down. Lavoriamo appunto con ragazzi con la sindrome dello spettro autistico, disturbi del comportamento alimentare, depressioni. Lavoriamo quindi anche negli ospedali, nei carceri e nel REMS. Il REMS è l'ex ospedale psichiatrico giudiziario che si differenzia dal carcere, diciamo così, classico, usiamo questo termine. Quindi lavoriamo appunto in strutture. E non sempre, tra l'altro, nella maggior parte dei casi sì, ma non è neanche detto che quando lavoriamo con un utente sia chiaro ed esplicito il suo problema. A volte ci sono difficoltà comportamentali, a livello comportamentale, disagi, difficoltà ad essere inseriti in una nuova realtà, in una vita, in un contesto che non sono per forza patologie, ma che comunque richiedono il supporto anche dal punto di vista di questa coterapia. Noi abbiamo bisogno per implementare un progetto di un responsabile di progetto, che anche lì appunto a seconda che si lavori nelle terapie o nell'educazione, eccetera, deve avere una formazione professionale di un certo tipo, ma se siete incuriositi e volete addentrarvi nelle specifiche di queste figure, appunto il manuale sugli interventi assistiti con animali vi spiegherà tutto. Io mi limito a dire che è necessaria una figura tra le varie che è la responsabile di progetto. Quindi, per implementare un progetto all'interno di una struttura è necessario un responsabile di progetto che è colui che, insieme al veterinario esperto in interventi assistiti con animali, prende contatto e definisce insieme alle figure di riferimento di quegli utenti quali siano gli obiettivi. Noi possiamo lavorare con un singolo utente o con un gruppo di utenti, che però è un gruppo ristretto, che va da 6 a 8. Se si lavora con gruppi più ampi, con un gruppo, una classe di una scuola, piuttosto che i campi estivi, eccetera, parliamo più di attività ricreative. Che si chiamano attività assistite con animali, rientrano, diciamo, in quest'area. Si differenziano dalle terapie e dall'educazione perché sono appunto più di tipo ricreativo, non devono perseguire degli obiettivi specifici e mirati, ma sono più obiettivi di tipo generico e quindi proprio per questo non richiedono un monitoraggio specifico. Ma nella concezione comune, la pet therapy è la relazione dell'animale con un specifico utente che magari appunto ha difficoltà o, come dicevo prima, un mini gruppo che va da un massimo, cioè arriva a un massimo di 6 o 8 utenti. Su quegli utenti noi dobbiamo sapere come andare a lavorare, chi sono, qual è la loro patologia, come sono abituati a interfacciarsi, a relazionarsi tra di loro, con operatori esterni che possiamo essere noi o con gli operatori della struttura. Questo ci serve per capire chi sono, quindi non è sufficiente solamente identificare una patologia o una problematica, ma sappiamo bene, ad esempio, con la sindrome dello spettro autistico, che i soggetti si relazionano, se così vogliamo usare questo termine, comunque hanno un modo di manifestare la loro problematicità molto diversa da un soggetto all'altro. Ecco perché noi in una riunione di equipe abbiamo bisogno di sapere non solo che tipo di utenti ospita quella struttura e a chi vuole destinare il progetto, ma anche, al di là di quella che è la patologia, che ci può essere descritta certo in modo generico, ma quello specifico utente come la vive.
quali sono i suoi punti di forza, quali sono gli obiettivi che vogliamo appunto raggiungere per lui e quali siano anche i suoi punti di debolezza, cioè se ci sono aspetti che è meglio non toccare, argomenti che è meglio evitare e concentrarsi quindi su determinate aree. Ecco che una volta che io ho deciso, cioè ho definito con i referenti della struttura come lavorare su quell'utente o su quegli utenti perché ce l'hanno presentato, andremo anche a definire che tipo di interventi fare. Cioè, quando noi poi operativamente andiamo a lavorare con il cane in seduta, ma questo vale anche per gli altri animali, non arriviamo lì e improvvisiamo. Ma la seduta è un momento, diciamo, dove si va a concretizzare e ad attivare tutto quello che era stato definito prima a livello di progettazione in equipe multidisciplinare. Quindi, se noi abbiamo 5 incontri con l'utente, questi 5 incontri saranno già stati ben definiti su cosa fare con quell'utente, che tipo di attività fare con il cane, ma anche che tipo di attività non fare, perché potrebbe essere problematica per lui e dopo vedremo perché. L'altra figura è quella fondamentale del veterinario esperto in interventi assistiti con animali. Le linee guida ci dicono che ogni animale, prima di poter far parte di un intervento assistito, cioè di una seduta di pet therapy, detta diciamo così brevemente, deve essere stato monitorato in diversi aspetti. Chiaramente il primo è quello legato alla salute. Quindi non deve presentare parassiti, non deve presentare micosi, dermatiti, deve essere negativo alla giardia, tutte quelle che sono zoonosi, quindi malattie che il cane potrebbe trasmettere all'uomo, che l'animale potrebbe trasmettere all'uomo, non solo il cane. Quindi deve essere negativo alla giardia, negativo alla filaria, negativo alla leishmania, eccetera, eccetera. Quindi il veterinario non solo farà un'accurata valutazione dal punto di vista sanitario del cane, ma dovrà occuparsi anche di valutare se e come a livello comportamentale quel soggetto è idoneo. Ecco, mi preme molto sottolineare questa cosa perché tante persone mi dicono: "Ah, ma il mio cane è buono, non morde, non morderebbe mai, mi piacerebbe molto inserirlo negli interventi assistiti con animali, poter lavorare con lui in pet therapy". Ecco. Non serve che sia solo buono, cioè è chiaro che non deve rappresentare un problema o un rischio per l'utente, ci mancherebbe, però deve anche avere il desiderio, la voglia di interagire e fare cose con persone che non conosce e che non frequenta abitualmente, come quelle che possono essere le persone che sono abitualmente, che frequenta abitualmente nel nucleo familiare o comunque insomma nella quotidianità. E qui un po' il discorso cambia, perché oltre a quello deve anche essere un soggetto che non va in difficoltà, che non si preoccupa e che non subisce uno stress eccessivo nell'interagire con persone che non solo non fanno parte del suo nucleo familiare, ma con queste persone deve fare cose e sono a volte i nostri utenti che rappresentano delle modalità, che manifestano modalità di interazione, movimenti, che sono molto diversi da quella che è la quotidianità a cui sono abituati i nostri animali. Quindi, se noi pensiamo a una persona che soffre di un, appunto, l'esempio che facevo prima, un problema dello spettro autistico, ha una sindrome dello spettro autistico, e spesso cominciano a vocalizzare, a fare movimenti magari stereotipati, siamo sicuri che dobbiamo essere sicuri che il nostro animale da questa cosa non si spaventi, che non vada in stress, che non cominci magari ad ansimare o comunque che non abbia, che questo non comprometta la sua voglia, il suo desiderio di essere lì e fare delle cose con questa persona, con questo utente. Cade una stampella, c'è un urlo, qualunque cosa potrebbe in qualche modo rappresentare un evento che mette in difficoltà il nostro animale. Quindi questo non significa che
Il cane deve guardare, cioè non deve guardare quello che è successo come se fosse un robot e rimane così inerme e non osservare, non vedere, non girarsi se c'è qualcosa che lo attira, ovviamente, che ha colpito la sua attenzione. Però deve essere, usiamo questo termine, avere una certa resilienza, cioè dire, ah, ok, è caduta la stampella, era quello che ha fatto rumore, bene, dicevamo e si va avanti. Quindi metabolizzare in maniera veloce quelli che possono essere momenti diversi di difficoltà o insomma di quella che può anche essere un minimo di preoccupazione iniziale. Se ci sono cani che cominciano ad ansimare, che se hanno soprattutto il mantello scuro, si vede che immediatamente hanno della forfora sopra il mantello, che sbadigliano, che si girano dall'altra parte, che guardano la porta, ecco che allora quell'animale non vive bene la seduta e quindi c'è qualcosa che bisogna sistemare, riaggiustare. Ecco, allora vuol dire che non solo gli animali coinvolti negli interventi assistiti con animali devono essere bravi e non creare disagio, ma devono anche essere desiderosi di stare lì, perché magari un cane è bravissimo, però come si dice a Bologna non ne vuole mezza, no? Di stare in quel contesto, non se lo vive bene. Questo è fondamentale ed ecco perché è importante che questi soggetti, prima di ogni progetto che inizia, debbano avere appunto una certificazione, un'autorizzazione da parte del veterinario esperto in interventi assistiti con animali, che quindi ha un veterinario, ma non è un semplice, diciamo così, semplice tra virgolette, cioè non è un veterinario di base o un veterinario esperto in comportamento. È un veterinario che in base alle sue competenze, ovviamente, aggiunge anche questa, cioè quella del esperto in interventi assistiti con animali. Perché? Perché è chiaro che un veterinario deve sapere come funziona un progetto, deve sapere cosa avviene all'interno di una seduta, quali possono essere i rischi per quel cane, non solo. Il veterinario avrebbe anche il compito di scegliere la specie animale da coinvolgere in quel determinato progetto in base alla tipologia di utenti e alla tipologia di obiettivi, è non solo la specie, ma anche il soggetto appartenente a quella specie più idoneo per quel progetto. Ad esempio, se abbiamo un progetto sul quale ci si focalizza molto sull'attività ludica, dobbiamo avere un cane abbastanza dinamico che desideri interagire attraverso il gioco, lavorare e relazionarsi attraverso il gioco. Se invece abbiamo un progetto in cui il nostro obiettivo è lavorare molto sulla cura, sull'autoefficacia, sul decentramento del sé, sul riconoscere i bisogni dell'altro, allora dobbiamo avere un cane che certo ama farsi accarezzare, ma quella per lui è proprio una grande prerogativa, un grande desiderio. E su questo è importante non cadere in una deriva performativa, bisogna stare molto attenti perché, appunto, come dicevo prima, ci sono dei rischi. Uno di questi è dato dal fatto che, per esempio, quel cane va a lavorare con quell'utente, ma in realtà viene presentato come un soggetto che lavora solo ed esclusivamente sotto una cornice performativa. Quindi si deve sedere di fianco alla sedia a rotelle, riceve un comando e si siede e sta lì seduto sulla sedia a rotelle. Scusate, seduto di fianco alla sedia a rotelle. Deve fare un gioco del riporto, prende la pallina, lo riporta, ma in maniera molto meccanica e poi magari guarda sempre il suo coadiutore, cioè quindi la persona che è il suo referente in quel momento. Ecco che se abbiamo degli utenti che, come nella maggior parte delle volte ci succede, hanno bisogno di lavorare sulla propria autoefficacia, sulla propria autostima. Pensiamo ad esempio anche a persone anziane, o persone che sono molto vulnerabili dal punto di vista dell'emotività, e hanno bisogno di rafforzare l'autostima, l'autoefficacia, sentirsi ancora importanti per qualcuno, voler vedere qualcuno che desidera interagire con loro, che li riconosce. Stare all'interno di un momento in cui è tutto così performativo, dove addirittura a volte
vediamo attraverso dei video in TV dei cani che vengono posizionati sopra l'utente, sulla sedia a rotelle, vengono proprio messi lì, posizionati come se si posizionasse un peluche. Allora, questo non solo non è etico dal punto di vista del benessere del cane, ma anche su quell'utente possiamo creare un disagio, perché quell'utente potrebbe pensare: ah, vedi, pure il cane non mi fuma, cioè pure il cane non ha voglia di interagire con me, perché arriva, mi porta la pallina e guarda subito il proprietario, coadiutore, per sapere cosa deve fare subito dopo. Quindi non è questa una relazione, questo è un meccanicismo e l'utente lo avverte e questo a volte può essere dannoso. Quindi abbiamo proprio bisogno di soggetti che entrino in relazione con quegli utenti, che abbiano voglia di fare qualcosa e che siano in comunicazione diretta con quell'utente. Poi certo c'è il coadiutore che è presente, che interagisce, che ha il compito di guidare il cane sotto alcuni aspetti, ma non è non è la persona che telecomanda il cane, ecco, per capirci. All'interno della seduta poi, quindi una volta che abbiamo strutturato il nostro progetto, in seduta, oltre al coadiutore con il pet, c'è anche il referente di intervento, che è colui che si focalizza prevalentemente sull'utente e quindi lo aiuta laddove necessario a interagire e fare le cose in modo corretto con il cane o con l'animale in generale. Anche il referente di intervento è appunto una figura che viene definita dall'equipe e che ha la formazione negli interventi assistiti con animali. Tornando sempre al nostro pet, noi avremo poi una scheda da compilare alla fine di ogni progetto in cui andiamo a scrivere in maniera molto dettagliata, a compilare un modulo molto dettagliato da inviare poi al veterinario esperto in interventi assistiti con animali che lo riceverà alla fine di ogni seduta, in cui spieghiamo cosa abbiamo fatto, che tipo di attività, in che modo è stata fatta, con quanti utenti. E andremo ad elencare, cioè andremo a comunicare se si sono manifestate tutta una serie di comportamenti che potevano rappresentare per quel soggetto un disagio, una difficoltà. Quindi è un monitoraggio molto attento, sia per il cane, sia anche per l'utente. Infatti, nei nostri obiettivi abbiamo la struttura che monitora attraverso delle schede, attraverso a volte può anche essere un monitoraggio osservativo, però monitora l'andamento dell'utente e quindi si valuta se quell'utente sta traendo giovamento e si stanno raggiungendo gli obiettivi rispetto all'intervento che si sta facendo, oppure se c'è un po' da riaggiustare il tiro. Si fa poi anche una riunione conclusiva proprio per cercare di trarre le conclusioni e valutare appunto come è andato il progetto, quali sono stati gli obiettivi raggiunti e appunto un'eventuale prosecuzione per il raggiungimento di nuovi obiettivi. Ecco quindi che noi abbiamo diverse parti, una parte prescrittiva, che è quella appunto che precede tutta la parte operativa, che è quella che invece noi vediamo in seduta. È indispensabile andare a definire che tipo di attività implementare tra il cane e l'utente, perché non sempre possono andare bene. Ecco che parliamo quindi di dimensioni di relazione, cioè noi dobbiamo, per raggiungere determinati obiettivi, noi dobbiamo focalizzarci su determinate dimensioni di relazione e quindi su determinate attività che l'utente e il cane fanno insieme, guidati e supervisionati dal coadiutore, dal referente, l'intervento e da tutta l'equipe. Quindi non ci basta solo definire gli obiettivi, ma dobbiamo anche andare a valutare come raggiungere quegli obiettivi e come stare attenti a quelli che invece possono essere le referenze, quindi diciamo così, il risultato della relazione tra cane e animale, tra pet, scusate, e utente, non solo col cane, quindi tutti gli animali coinvolti e coinvolgibili, tutte le specie coinvolgibili negli interventi assistiti con animali e l'utente. Non dovrà mai succedere che
arriva un coadiutore in seduta e non sa cosa fare, improvvisa. Questo è un grosso rischio, perché se noi abbiamo, ad esempio, lavoriamo con un ragazzino con, diciamo così, iperattivo, con difficoltà di autocontrollo, arriviamo in seduta con il nostro animale, non è che magicamente questo ragazzino, solo perché vede l'animale, si calma. Questa è un po' una visione, utopistica, romantica, chiamiamola come vogliamo, della pet therapy che spesso ci danno i mass media. Non è così, la realtà è diversa ed è per questo che oggi sono molto felice di presentarvela da dentro come tecnico e operatore del settore, per dirvi che bisogna stare molto attenti, che non è proprio un gioco e non è nemmeno un gioco romantico. Ma se appunto io lascio una relazione libera tra il cane e un bambino iperattivo, probabilmente quel bambino gli proporrà un gioco che è sulla linea della sua problematicità, perché lui è abituato a interagire così. Quindi, magari, non so, penserà al lancio della pallina, alla rincorsa, quindi non a qualcosa che lo aiuta a lavorare sul suo autocontrollo e quindi abbassare il livello di attivazione emozionale. Ecco che quindi io sto facendo una pet therapy che non è assolutamente indicata. Se lavoro con persone, ragazzine, perché oggi poi la media purtroppo si sta sempre più abbassando, con disturbi del comportamento alimentare. Devo sapere dall'equipe che attività vanno bene e quali invece non vanno bene, se posso usare il cibo, se non posso usare il cibo. Non posso improvvisarmi, andare in seduta e far vedere a queste ragazzine come il mio cane mangia volentieri il panino col prosciutto, ok? Dico queste cose perché purtroppo sono accadute, ma va strutturato molto molto bene che cosa fare e che cosa non fare. Se lavoro con persone anziane, non tutte, ma spesso si sentono, sono molto da un punto di vista, da un certo punto di vista depressi, dall'altro un po' risentite nei confronti dei familiari che magari li hanno messi in strutture residenziali, per cui loro sono stati estirpati dalla loro casa, dalla loro quotidianità, dalle loro cose. Non posso parlare della loro vita. Ecco che la dimensione biografica non va bene in questo caso, così come se lavoro in una struttura in cui sono ospitati mamme e bambini vittime di violenza. Non posso parlare di famiglia, non posso fare parallelismi, non posso fare giochi con il cane che implicano, come dire, una cornice anche familiare, con dei parallelismi, perché in realtà quel bambino ha un grosso problema con il suo passato di violenze e non è nostro il compito di lavorare, sarà lo psichiatra, lo psicologo, il neuropsichiatra, il pedagogista, chi volete voi. Ma dobbiamo stare molto attenti a toccare certe aree, a meno che non ci venga chiesto esplicitamente, però siamo sempre guidati da professionisti del settore, quindi da chi ha quell'utente come, diciamo così, in cura e ci dà delle indicazioni molto mirate, molto precise su cosa fare e cosa non fare. Quindi se noi improvvisiamo e non definiamo su quali dimensioni di relazione andare a strutturare il nostro intervento, rischiamo in realtà di buttare benzina sul fuoco. E questa è una cosa che non ci viene detta, che non viene comunicata. Cioè nessuno ci dice attenzione perché se facciamo determinate attività con l'animale possiamo in realtà andare a implementare quella problematica anziché mitigarla. E invece la strutturazione del progetto e quindi la programmazione è fondamentale, è proprio la base sulla quale noi andiamo a costruire poi l'incontro con l'animale. Diversamente sarebbe come costruire una casa partendo dal tetto. È quindi un settore molto, molto bello, molto affascinante, arricchisce tutti. Dopo tanti anni di lavoro, dopo quasi 20 anni di lavoro ormai, ancora oggi arricchisce tantissimo anche me ogni volta, ma dobbiamo sapere che altrettanto dobbiamo lavorare in punta di piedi e con mille attenzioni, cercando sempre la collaborazione e il supporto dell'equipe.
C'è appunto, come vi dicevo, un monitoraggio che deve essere fatto non solo per l'animale, ma anche per gli utenti. Questo è l'aspetto base degli interventi assistiti con animali, che richiedono appunto un'equipe strutturata, un'equipe molto preparata, un'equipe che deve lavorare e deve trovarsi molto in sintonia. Va da sé, visto che abbiamo parlato di una programmazione e di incontri strutturati già prima di diciamo, renderli operativi, va da sé che se io ho un animale come proprietaria non posso autocurarmi con quell'animale. E su questo chiedo l'aiuto di tutti, perché ci tengo tantissimo a diffondere questo aspetto culturale che purtroppo non solo è nascosto, ma sta andando al contrario, nel senso che vi raccontavo prima che mi occupo anche di educazione e rieducazione del cane e sempre più spesso mi trovo a dover lavorare con cani, meticci, spesso anche cani di razza, ma insomma, in questo momento non è che ci faccia tanto la differenza, che sono stati presi perché in casa c'è una persona problematica, perché in casa ho qualcuno che ha un disagio, perché ho mio figlio che non va più volentieri a scuola, non va bene a scuola e allora prendo il cane. Molto spesso mi succede questo, tantissimo. La cosa che ritengo grave e con la quale mi sono spesso confrontata anche con i colleghi, è che nella maggior parte dei casi il cane è stato consigliato da un professionista che però ha altre professioni, non sa cos'è la pet therapy, non sa cosa sono gli interventi assistiti con animali, non sa che il beneficio della relazione con l'animale, laddove c'è una problematica, avviene solo se monitorata e portata avanti su alcuni binari e non su altri. E che appunto se non scegliamo binari giusti di relazione, questo può rappresentare anche un danno per quel soggetto. Quindi io mi trovo persone che mi dicono, naturalmente non posso generalizzare, però mi è successo, che insegnanti consigliassero ai genitori di adottare il cane per migliorare il rendimento scolastico dei figli o aumentare la motivazione ad andare a scuola. Mi è successo molto più spesso, e questo mi dispiace molto, che fossero psichiatri o psicologi a consigliare l'adozione di un cane, senza magari sapere cosa implica questo. E ancora una volta mi è successo, poi, vabbè, adesso questo è un caso particolare, dopo leggo anche i vostri commenti, mi è successo che un papà disperato mi chiamasse per chiedermi un intervento urgentissimo di pet therapy, perché il figlio ha un disturbo importante, oppositivo provocatorio, dato da una situazione familiare delicata, di diatribe, diciamo così, con la ex compagna, e il giudice, in fase di udienza, aveva consigliato al papà di prendere al figlio con questa problematica un cane. Addirittura si era spinto a consigliare una razza, aveva consigliato a questo adolescente un pitbull o un rottweiler. Ora, io apro e chiudo una parentesi velocissima, non esistono cani, non esistono razze, scusate, che sono coinvolgibili nella pet therapy, cioè non c'è il cane da pet therapy, non è vero che è il golden è il cane da pet therapy, anche il golden lo è, ma non solo. Cioè, l'abbiamo detto prima, dipende quel soggetto come è cresciuto e se ha voglia
di interagire con persone, fare cose con persone che non fanno parte del suo nucleo familiare, che hanno delle difficoltà, che hanno magari dei movimenti a scatti, che non parlano bene perché magari hanno avuto un ictus o sono appunto disabili, che si muovono maldestramente, che vocalizzano, eccetera, eccetera. Quindi devono essere soggetti con una profondissima socializzazione. Non è che posso avere un cane che ha paura di una persona col cappello, di una persona col bastone, di una persona sulla sedia a rotelle. C'è una profondissima socializzazione e un'altissima prosocialità, desiderio di entrare in relazione con gli altri. Possono essere meticci, possono essere cani di taglia piccola, cani di taglia grande, cani di razza, cani non di razza, cani piccoli, medi, grandi. L'unico vincolo è sull'età, non possono lavorare prima dei 18 mesi. Ma il cane da pet therapy non c'è. Detto questo, non può un professionista che non ha competenze suggerire l'adozione di un cane. Poi questo papà per fortuna non l'ha fatto, anche perché loro avevano già un cane e avevano visto che, insomma, la situazione non era cambiata, ma avendo avuto un'esperienza precedente, avendo visto i benefici del figlio, stava richiedendo nuovamente questo intervento. Però è molto rischioso. Io lavoro anche in due canili della zona. È arrivato un cane in canile, che vabbè, una storia tristissima e una fine tristissima, ma è arrivato perché i genitori, su consiglio degli assistenti sociali, avevano adottato questo cane che poi era stato adottato precocemente, prima di 60 giorni, perché aveva dei problemi comportamentali incredibili, e il figlio aveva problemi di tossicodipendenza. Quindi gli assistenti sociali, insomma, chi seguiva il figlio, gli aveva consigliato di adottare il cane. Avevano adottato un cane così, che era anche problematico, quindi il figlio è finito in comunità, il cane è finito in canile. Adesso ho avuto un lapsus, stavo dicendo carcere, però siamo lì lì. E questo è stato un grosso fallimento per il cane, ma anche per quel ragazzo, che non ha avuto nessun tipo di giovamento, ma che si è dovuto separare dal suo cane, il quale ha fatto anche una brutta fine. Quindi, non voglio adesso tediarvi con questi aspetti, ma siccome questi consigli vengono spesso dati, sempre di più, attenzione perché non ci si autocura con il cane in casa. Cioè, se io voglio adottare un animale, lo faccio con consapevolezza, è chiaro che la mia qualità di vita aumenta, perché ci crea gioia, perché. Ma se ho se ho appunto una figlia con problemi di disturbo alimentare, di comportamento alimentare, non è che adottando il cane gli passa. E come avete visto, servono delle relazioni specifiche, dei binari specifici su cui impostare questa relazione, e mentre invece nella quotidianità le dimensioni di relazione che vengono attivate sono tutte, cioè sia quelle che possono essere producenti, sia quelle che possono essere controproducenti. Quindi io non posso curarmi, non posso fare una pet therapy fai da te, non posso fare interventi assistiti fai da te. Devo per forza rivolgermi a dei professionisti che hanno questa formazione e che poi eventualmente a seguito di un progetto possono anche pensare di suggerire l'adozione di un cane. Ma quella è una cosa parallela. L'adozione fai da te per risolvere i problemi non c'è. Potrei raccontarvi tantissime esperienze che ho avuto in questi anni, anche di cani, che tra l'altro bambini che avevano scelto la razza del cane, in entrambi i casi avevano scelto due husky, cani anche difficili da gestire, che sono stati solo un problema e non hanno giovato al bambino, anzi hanno visto un problema gestionale, hanno visto un cane recluso in giardino, legato perché se no scappava da un lato, hanno visto un cane chiuso in una stanza perché la mamma, infermiera, iper attenta all'igiene, alla pulizia, alla sterilizzazione, ha preso il cane per questa bambina, ma in realtà lei era, scusate il termine, schifata dal pelo, dalle deiezioni, eccetera, e quindi in realtà è stato un ennesimo fallimento. Su questo chiedo il vostro aiuto, cioè vi prego. Gli interventi assistiti con animali non sono prendere l'animale, accarezzarlo, andare nella scuola e dare il biscottino, ma è progettazione, definizione di cosa fare perché va bene, di cosa non fare perché non va bene, ok?
L'ultima cosa che vi dico, poi rispondo alle vostre domande. Molti mi chiedono che tipo di formazione. Io mi sono formata tanti anni fa, appunto, ormai, presso la scuola di interazione uomo-animale, SIWA. Io credo che SIWA sia sul territorio la scuola che più dà una formazione completa su tantissimi aspetti legati alla formazione del cane, legati alla conoscenza, una strutturazione mirata, quindi la competenza delle persone che si formano in questo settore e attraverso questa scuola di lavorare nel modo più responsabile, meticoloso e preciso possibile, proprio perché è consapevole di quelli che possono essere i rischi, attraverso simulazioni, incontri, cioè docenze fornite da psicologi, da medici, e che quindi cercano di dare il più ampio spettro di conoscenza e di competenza, non solo dal punto di vista della referenza tra animale e uomo, ma anche proprio del modo che noi abbiamo di interagire e conoscere gli utenti che ci possono, come dire, che possiamo incontrare attraverso questi progetti. Allora, spero di essere stata chiara, avrei voluto, insomma, ho voluto toccare tanti, tanti punti. E vediamo un attimo i commenti se riesco a vederli. Cosa si fa in una seduta tipo di pet therapy e come si comincia a studiare per gli interventi assistiti con animali? Allora, appunto, come vi dicevo, la formazione implica un corso propedeutico, un corso base, un corso avanzato, al termine del quale naturalmente è previsto un esame e anche delle ore di tirocinio. Una seduta di pet therapy standard è una seduta nella quale nei primi momenti non è presente l'animale, nel senso che i primi 10 minuti, un quarto d'ora ci si relaziona con gli utenti spiegando un po' quello che si farà dopo, poi a seconda degli obiettivi la prima parte può essere riferita per esempio all'attività sulla memoria, ricordarsi che cosa era stata fatta la volta prima, ricordarsi il nome del cane, che cosa serve per lui, valutare che cosa siano le cose necessarie, le attività che erano state fatte precedentemente, poi arriva il cane e spesso c'è un momento di saluto e poi si attivano quelle che possono essere le attività, cioè quelle che sono le attività previste per quella seduta che possono essere state presentate nel momento antecedente all'arrivo del cane attraverso un filmato, attraverso una simulazione. Ad esempio, se lavoriamo sulla spazzola, noi possiamo simulare con un peluche e la spazzola come e dove spazzolare il cane. Oppure questo posso farlo vedere anche attraverso un filmato, posso farlo attraverso delle altre attività di tipo manipolativo, tattile, anche perché a volte lavoriamo con persone non vedenti, quindi è necessario poi utilizzare anche altri canali per comunicare con loro. Dopodiché, diciamo, la seduta dura un'ora e la cadenza è in genere di una volta alla settimana, proprio per cercare di far sì che le persone poi possano anche metabolizzare e rivivere insieme alle figure di riferimento della struttura quel momento che hanno condiviso insieme, per poi appunto a distanza di una settimana fare un nuovo incontro. Diciamo che la cadenza media è questa, a volte può un pochino cambiare, variare. Vediamo un po'. Ok, forse le altre non erano domande, quindi buongiorno a chi mi aveva scritto inizialmente e non avevo letto. Ecco, una seduta può durare circa, diciamo come numero di incontri, da un minimo di 4, perché altrimenti non può chiamarsi, non può definirsi progetto, perché serve una continuità, fino a 10, 12, 15 sedute, ecco, bene o male,
bene o male l'aspetto, la media è quella. Lavoriamo possibilmente nei momenti in cui il clima non è troppo caldo per non creare difficoltà agli animali. Quindi solitamente da maggio a settembre i progetti vengono sospesi proprio per evitare di coinvolgere dei soggetti che possano poi essere un po' provati dal caldo. Quindi cerchiamo di creare tutte le situazioni possibili per migliorare al massimo, garantire al massimo il benessere dell'animale. Prima e dopo la seduta l'animale fa delle attività di rilassamento. Per cui una passeggiata sicuramente di almeno mezz'ora, tre quarti d'ora, una veloce pulizia che era stata fatta preventivamente prima, poi si entra, si fa l'incontro e dopo l'incontro è comunque previsto un momento altrettanto di rilassamento e di appunto attività emendativa per il cane. Questo perché anche se loro sono felici di venire in seduta, di lavorare, di giocare, di stare con gli altri, comunque sempre un'ora, un momento in cui viene richiesto loro di essere concentrati su qualcosa, di potersi relazionare con persone che magari più persone chiedono cose e quindi comunque implica uno stress. La tenda dietro è il mio cane che passa avanti e indietro, non sono gli spiriti. Comunque si prevede, cioè è normale che il cane viva una situazione di fatica, ecco perché anche dopo è importante fare un'attività emendativa, quindi un'attività di rilassamento che possa in qualche modo riassestare tutto l'equilibrio, il suo equilibrio, ecco. Se non ci sono altre domande, vado a vedere, sembra di no. Ok, io vi ringrazio per avermi seguita, spero di essere stata sufficientemente chiara. Se ci sono domande potete chiaramente scrivermi o seguirmi sulla pagina Facebook di Silvio Veroi, operatrice interventi assistiti con animali. Oppure la mia mail silvioveroi@hotmail.com e ci sentiamo, ringrazio ancora l'Ora degli Animali per avermi dato questa opportunità e buon proseguimento, buone feste, magari ci rivedremo per qualche altro argomento. Grazie ancora, ciao!